rivedremo questo video e diremo: guarda da dove si è partito. Che soddisfazione. Si è nascosto quassù. Sono delle piume. Poesia di Caco Vaniglia. Questo nuovo video, io e Jimmy abbiamo deciso di tornare a casa mia a Padova e continuare essenzialmente il nostro lockdown, perché così possiamo approfittare di fare diverse cose, soprattutto qui in campagna, ragazzi. Oggi 7 novembre, vi faccio un pochino vedere com'è la situazione di questo, quello che vi dicevo, rudere, perché chissà, magari tra qualche mese rivedremo questo video e diremo: guarda da dove si è partito. Quindi voglio veramente fare per questo una progressione nel tempo, per vedere da 0 a 1000, si spera. Allora, iniziamo da qua, vi giuro, sono straemozionata comunque. Ma secondo me io vi avevo anche già portato qui in passato, secondo me anche a raccogliere i cachi, perché qui entrando proprio all'ingresso vedete il mio albero di cachi, sono tutti belli maturi, infatti dopo faremo una bella raccoltina, anche in previsione di un video futuro, comunque. Comunque questo è il viale d'ingresso e questo è il fronte del casolare. In realtà quando io vivevo qui da piccolina, 10 anni fa, oltre 10 anni fa, questa parte di casa non apparteneva a noi, ma erano i vicini, solo che poi insomma ce l'hanno venduto e quindi tutto il casolare è diventato nostro, perché poi qui si continua pipipipipipipi, e qui c'è il resto della casa che, come vedete, non è messo benissimo, però essenzialmente questo è l'ingresso nostro. Poi qui c'è il giardino, questo è un non mi ricordo come si chiama questa cosa qui, ma è, vedete, direi a pezzi. E poi dietro ci sono tutti i campi. Continuiamo a girare intorno, qui c'è un garage dove poi, quando io ero piccola, qua dietro in fondo c'era il pollaio, dove avevamo i polli, le galline, e facevamo le uova, eccetera. Girando qua dietro, una volta, qui era pieno di ortensie e lì c'era il fico, che ora è un cadavere. E poi qua dietro, eccolo qua, qui c'era il pollaio e lì l'orto. Diciamo che tutta questa folta vegetazione non ci dovrebbe essere, perché quelle sono canne di bambù che noi adesso dobbiamo eliminare e estirpare, che stanno popolando e occupavano tutto questo spazio. Quindi i lavori sono iniziati dall'eliminazione delle canne di bambù. E adesso rifacciamo il giro dall'altra parte, perché vi faccio vedere l'altro lato della casa. Che emozione, ragazzi! Cioè, risento gli odori di quando ero piccola. Cioè, di là c'è l'odore del fico, perché comunque c'è ancora un fico, le foglie sono tutte cadute a terra, e mi ricorda quando ero piccolina. E poi questo, dovete sapere che questo cosa qua praticamente ha una storia. Praticamente, scusate, quassù è dove mio nonno, ai tempi della guerra, era scappato dai tedeschi. L'avevano preso per pulire le armi e praticamente lui italianissimo, però poi è scappato ed è ritornato qua a casa e si è nascosto quassù, quando sono venuti poi i tedeschi a cercarlo per ucciderlo perché era scappato. E mio nonno si è nascosto lassù ed è sopravvissuto e sono nata io poi, dopo un paio di generazioni. Sì! Sono
sono in mezzo ai cachi. Pioggia di cacchi. Le palle. Aiuto, ora mi cadono in testa. Ah, aiuto! Che albero birichino. Questo. Sta cagando. Lì. Non hai fatto neanche allenamento oggi. Questo è il mio allenamento. Ti lamenti. Guarda che ti rifaccio cadere in testa. Ho la macchina fotografica. Lì ce ne sono anche di maturi. Disse la ragazza con io sotto con la macchina fotografica. Cioè. L'ho detto. Bottino of the day. Questi sono ancora un pochino indietro, ma matureranno, insomma. Diciamo che devo liberare la fantasia con i cachi. Mentre questi sono super maturi. Guardate la polpa che fuoriesce. Cioè, questa è poesia. Poesia di Caco Vaniglia. Ciao raccoglitore. Eccolo qui. Il garage. Qui dove io e mio fratello da piccoli giocavamo. Qua mia nonna in realtà appendeva i salumi. Tutti i salumi qua appesi. Salumi fatte in casa e qui c'era l'aratro, sì. Anzi, qui in realtà c'era il mietitrebbia, com'è che si chiama? Mietitrebbia, sì. Dipende. No, più piccolo. Quello che va per i campi. Qui invece c'era puzza di gallina perché qui... Ecco, c'era lui! Ecco cosa c'era! Però era più avanti perché qui, questa parte qui era pollaio. Non c'era questa roba della Coca-Cola che non so cosa sia. Lui, grandissimo, con una chiave rotta dentro. Spettacolo. Un trattore! Io sapevo guidare il trattore. Altro che macchine, io so guidare il trattore, Jimmy. Ah, che storia. Non vorrei dire, ma forse questa era la vaschetta dove io facevo il bagno, però potrei sbagliarmi. Senti, io vivevo qua. Non avevo la piscina. Donna della campagna. Fine, ce l'abbiamo quasi fatta. Wow, si vede il muro, mamma mia. E poi qui passerà il chi passa, quello che gestisce i campi a raccogliere. Veramente davvero la mietitrebbia. Non so se fa così. Dai, è più bello della Silvia, il mio pollice. Sì, ferite di guerra. Bravo, bravo. Andiamo a pranzo. Tutti i tuoi capelli. Ho anche il moccico, pensate. Andiamo a pranzo. Abbiamo trovato i fichi. Direi bello maturo. Che spettacolo! Questa è la situazione dell'aia prima, piena di erbacce che bisogna estirpare a mano, a manina, già belle nere, manina, per rivelare il cotto che c'è sotto. Quindi, let's go! Thank you.
che soddisfazione, io ho liberato tutto questo, guardate che bel colore, mi manca tutto quello. Ma questi cosi intrippano un sacco, ma cosa sono? Sono delle piume. Può essere. In che senso può essere? Sono dei fiori. La pianta delle piume. Delle? Piume, è assurdo. No, ma è una pianta particolare. Noto. Che non è che cresce facilmente. Sono piume. Assurdo. Ora, tra tutte le cose... Basta boscaiolo, sono le 4:40. Basta. Cala il sole, sale la stanchezza, ho le braccia devastate, infatti non riesco a tenere molto bene la fotocamera, scusate se tremerà, e basta. Siamo super super soddisfatti, ci siamo finalmente liberati di questo bambù, poi passerà il tizio con la mietitrebbia, non so, forse neanche la mietitrebbia, insomma, e se lo porterà via, lo trincerà e ciao, adios bambù, e sicuramente lo gestiremo molto meglio, non lasceremo che cresca fino all'inverosimile. Silvia del futuro che sta editando questo video e penso, illusa. Abbiamo poi scoperto che il bambù è altamente infestante, quindi non basta solo tagliarli, ma bisogna andare proprio a estirpare dalla radice, e il tizio che verrebbe non farebbe questo, quindi le prossime volte ci aspetta un bel lavoro di vanga, piccone e non so che altro per sradicare tutto dalla radice e poi andare giù di diserbante come se non ci fosse un domani. Diciamo che questa Silvia campagnola impara piano piano facendo. Sì, ho un pezzo di bambù nei capelli. Sì. Io concluderei con questo video. Spero che questo video a contatto con la natura, dove vi ho raccontato un pochino di me, un pochino di quella che sono e quello che ho dentro. Quando vi dico che io nella natura sto bene, mi sento felice, deriva tutto da qua, da questo posto, e per il momento ci stiamo soffermando sull'esterno, poi piano piano entreremo anche in casa e vi farò vedere la situazione dell'interno della casa. Io sono strafelice di avere accanto Jimmy, che è, come vedete, è un po' come me, cioè lo metti in mezzo alla natura a lavorare, lui è super contento e cioè siamo proprio fatti l'uno per l'altro, da questo si vede, e basta. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!